Oggi voglio fare una riflessione, cari fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sulla nostra società. Così, senza eccessiva vena polemica, però mi pongo una domanda. Cito alcuni casi, i più diciamo recenti, stiamo più vicini a noi. Merchan, Spinazzola, Cancelo, Keno. Merchan, abbiamo fatto di tutto per prenderlo dal Liverpool, lo abbiamo strappato dalle grinfie del grande Klopp, il quale non lo voleva lasciare andare, abbiamo convinto che sarebbe stato al centro del progetto, lui ha accettato la proposta, è venuto a Torino, ha fatto una discreta stagione limitatamente con gli infortuni, quando poi è entrato in forma, che è iniziata una stagione, è stato messo ai margini. Spinazzola, avevamo bisogno di lui, necessariamente perché avevamo soltanto Sandro, l'avevamo scoperto sulla fascia sinistra, ma l'abbiamo lasciato all'Atalanta. Finalmente siamo riusciti a prenderlo, l'abbiamo portato a Torino, dove ha giocato delle discrete partite, anzi alcune anche ottime, facendo presagire buone cose. Poi quest'estate l'abbiamo ceduto. Ken, stesso discorso. Vivaio, giocatore che poteva presagire buone cose, ottima riserva e ottimo prospetto, l'abbiamo venduto. Cancelo, giocava nell'Inter, lo abbiamo strapagato per strapparlo all'Inter, grandissimo terzino, potenzialmente grandissima ala destra, forse uno dei migliori insieme a Dani Alves della storia della Juventus. Quest'estate l'abbiamo venduto. Che cosa hanno in comune tutte queste quattro cose? Questi quattro giocatori, scusate, questi quattro giocatori hanno in comune un massimo comune denominatore, cioè hanno fatto fruttare alla società Juventus una plusvalenza. Ora, se io ottengo una plusvalenza da un giocatore e non vado a abbassare il livello tecnico medio della squadra, chapeau, chapeau, cioè tanto di cappello. Ma se io prendo Cancelo, che è un terzino fortissimo, che se disciplinato può diventare uno dei più forti al mondo. Così, vagamente mi veniva da pensare che potesse diventare il Marcello della fascia destra. E poi lo cedo per fare una plusvalenza e mi metto in casa un bidone come Danilo. Io ho fatto la plusvalenza, ma tecnicamente mi sono impoverito. È Merchan. Se io compro Merchan perché ho un centrocampo fatto di giocatori come Sturaro, come Liminà, come Khedira e Matuidi che stanno invecchiando, e prendo Merchan perché spero che sia la nuova linfa che possa spingere il centrocampo, lo tengo un anno e poi lo vendo a parametro zero, lo vendo facendo una plusvalenza, ottima la plusvalenza, ma il centrocampo ne esce impoverito, perché nella fattispecie Merchan sta per andarsene. Faremo una plusvalenza, ma il centrocampo perderà un uomo e oltretutto quello che lì abbiamo non sono granché. Ken era un ragazzino in gamba, molto valido, di buone prospettive, avevamo soltanto due punte, poi è rientrato tre, perché Mandžukić praticamente è stato sostituito da Higuaín, comunque abbiamo solo tre punte. Sperando che non si faccia male nessuno, nel caso si dovesse fare male qualcuno, noi saremmo costretti ad andare sul mercato, ma a parte che ormai il mercato sta scadendo, quindi ormai dobbiamo incrociare solo le dita, e l'abbiamo venduto per fare una plusvalenza. Quindi prendiamo Pellegrini addirittura, perché così possiamo fare la plusvalenza con Spinazzola. Allora io mi faccio una domanda. Io sono sicuro che la società Juventus, da Elkann in testa, scendere ad Agnelli, Nedved e Paratici, fino al magazziniere, compresi noi tifosi, puntano a vincere in Italia e in Europa. Fattispecie, Coppa Italia, Campionato e Champions League. Ma un conto è puntare così, a parole, come diciamo noi, parlando, no? Speriamo, dai, puntiamo. Un conto è puntarci con i fatti, nel senso che tu fai un gioco di plusvalenze, ma anche di qualità tecnica, in modo tale da bilanciare le due cose. Invece a me dà la sensazione questa società, ma lo dico veramente senza nessuna acredine, però che ce lo comunichino, ce lo facciano capire chiaramente, così ci mettiamo il cuore in pace, diventeremo la squadra più scudettata del pianeta Terra, nessuna squadra mai al mondo potrà arrivare agli scudetti che ha vinto la Juventus e continuerà a vincere la Juventus, ma continueremo ad essere una ciofeca in Europa.
Perché ho fatto questo esempio? Perché io mi sto chiedendo, ma noi ci chiamiamo ancora Juventus o non sarà il caso di andare alla FGC e coniare un nuovo nome chiamandoci Plusvalentus? So che è una banalità quello che ho detto, può sembrare una banalità, ma io dietro questa pseudo battuta c'è tanta verità. Cioè questa società si preoccupa solo di fare plusvalenze e mi può andare bene, ripeto, per i bilanci, mi può andare bene per tutto quello che è il discorso finanziario, ma c'è da guardare anche un comparto tecnico. Allora, a me risulta che in questo momento Danilo Infortunato, Desiglio Infortunato, abbiamo adattato Quadrado terzino, che ha fatto delle ottime partite, adesso un pochettino sta scricchiolando. Dall'altra parte abbiamo Sandro, che Dio ce lo preservi in salute, perché altrimenti siamo senza terzini. Quando abbiamo un Pellegrini che basta alzare il telefono, chiamare il presidente del Cagliari e dire ridammelo perché è nostro. Ma niente, non prendono nessuno. Centrocampo, sta uscendo Emrecciani. Bernardeschi pare che sia stato messo in lista d'attesa se dovesse verificarsi, cosa che non credo più a questo punto, nonostante sia stato uno dei primi a dirvelo, credo non più perché le pretese della Juventus, proprio per il discorso della plusvalenza, sono troppo alte per il Barcellona, quindi il Barcellona credo che si terrà su Rakitic e fa solo bene, e noi ci terremo Bernardeschi, che probabilmente a noi non serve un tubo, perché Bernardeschi non ha un ruolo, sono quei classici giocatori atipici che vengono anche definiti jolly, che poi in realtà non valgono un tubo, perché in qualsiasi ruolo lo metti non eccellono mai, sono giocatori mediocri in qualsiasi ruolo, anzi in alcuni ruoli anche pessimi. Matuidi ormai è un giocatore, secondo me, finito, ma da un pezzo, non è che sia mai stato un grande giocatore, ma è finito. Kedira è ancora ai box, e Kedira già è lento quando sta bene, figuriamoci quando deve riprendersi da un infortunio. Pjanic sta facendo delle cose orribili, cioè praticamente noi dobbiamo pregare che Ramsey vada in forma e che Betancourt continui così, altrimenti noi ci troveremo il 26 di febbraio, ed è questo il succo, il nucleo del mio video, proiettato il 26 di febbraio. Il 26 di febbraio all'andata di Lione-Juventus con una squadra che potrebbe essere falcidiata. Oltretutto, non dimenticavo, che abbiamo avuto un infortunio in difesa con Demiral. Chiellini non è sicuro al 100% che tornerà a pieno regime, tornerà sì, ma non sappiamo in quali condizioni. Quindi noi dobbiamo incrociare le dita, perché praticamente in questo momento abbiamo Bonucci e De Ligt, che Dio ci preservi anch'essi, e la riserva Rugani. Non voglio ricordare a loro signori cosa accadde l'anno scorso con Rugani in campo a ritorno contro l'Ajax. Ok? Un suo attuale compagno di squadra lo ha sovrastato e ci ha segnato. Comunque, al di là di questo, al di là di Rugani, al di là dei singoli individui che non mi interessa tirare in ballo in questo momento, io mi sto veramente chiedendo se questa società veramente vuole vincere la Champions. Io ho dei seri dubbi. Comunque, con il nuovo sistema che sto utilizzando sul mio canale, dove faccio il video, dove esplico le problematiche, dove dico le cose, lancio, diciamo così, il sasso, ma non nascondo la mano, perché poi nel pomeriggio, non so a che ora, perché ho dei problemi di famiglia, abbastanza seri, non preoccupatevi per me, ho dei problemi di famiglia, farò una live dedicata proprio a questo, cioè se la Juventus ci è o ci fa, così sentirò dal vivo le vostre opinioni, va bene? Ci vediamo nel pomeriggio, non so a che ora, non appena mi libero un'oretta, ok? Torno qua a casa e facciamo la live, va bene? Ciao a tutti, fino alla fine forza Juve o forza Plusvalentus.